Amici, buonasera. Stasera ci concentriamo su un tema che a me è estremamente caro, che è quello dei referendum. Noi siamo in un periodo complesso da tutti i punti di vista, pandemia, guerra e quant'altro, e soprattutto siamo in un periodo nel quale la gente si è allontanata dalla politica. I motivi sono di vario tipo, sono per carità discutibili o condivisibili, però il 12 giugno c'è un referendum importante che in linea generale è finalizzato, sono 5 quesiti, finalizzato a rendere la giustizia più giusta. In Italia siamo arrivati a numeri stratosferici, 25.000, 30.000 persone che sono in carcere senza aver subito, senza aver svolto un processo, senza aver essere stati condannati in via definitiva, eppure sono in carcere. Non voglio parlare della mia vicenda, ma io sono stato in carcere 12 giorni, dopodiché è stato tutto archiviato, però in carcere ci sono andato. Allora, fermo restando che chi è ladro, chi è delinquente, chi ruba, chi è camorrista deve essere arrestato, devono essere inasprite le pene in questi casi, però tutti e 5 i quesiti, senza entrare nel merito dei singoli, sono finalizzati a rendere una giustizia più giusta, ma soprattutto qui più equilibrata, mitigando l'utilizzo della carcerazione preventiva. Tu non puoi essere arrestato fino a che non sei riconosciuto colpevole, tranne nel caso di particolari reati, e cercando di creare un attimo di equilibrio anche all'interno della carriera dei magistrati. A me non interessa accusare, come ho sentito in questi giorni, la magistratura, anzi io credo che il legislatore, i parlamentari debbano fare norme per aiutare i magistrati, per dare risorse e forza alle forze di polizia, carabinieri e quant'altro, però dall'altra parte, quindi fermo restando che non dobbiamo prendercela con la magistratura, però dall'altra parte ci sono cittadini, ci sono tante persone oneste che subiscono errori giudiziari. Allora, andiamo a votare per il referendum, facciamo in modo tale di concentrarci su quella che è la vera giustizia, che è nel 90% dei casi rappresentata da magistrati, ma forse anche il 99% dei casi, che con grandissimo equilibrio, prima di arrestare una persona, si mettono una mano sulla coscienza. Ma io vi faccio un esempio: io in questi giorni sono andato a testimoniare per una data vicenda in Sardegna per fare una testimonianza di un secondo. Ebbene, io ho perso 2 giorni, ho speso soldi, questi soldi forse mi verranno rimborsati e quindi li pagheremo tutti quanti noi. Allora, ora sto banalizzando chiaramente, ma non era meglio che facevamo una videochiamata, un videoprocesso, una videotestimonianza? Faccio per dire, quindi la giustizia va riformata. E la giustizia va riformata, e la giustizia riformata deve vedere al centro il cittadino, che deve essere considerato innocente. I referendum sostanzialmente sono questi: innocente chiaramente fino al terzo grado di giudizio. È chiaro che i processi devono essere rapidi, devono essere veloci, devono essere soprattutto strutturati in modo tale che se uno è colpevole è colpevole, se uno è innocente è innocente. Quindi vi prego, ma veramente con il cuore, anche alla luce di quello che ho subito io, andate il 12 giugno a votare. Per quanto riguarda il resto, la settimana è passata in maniera veloce. In commissione, dopo un grosso lavoro fatto sulla materia finanziaria, abbiamo ripreso l'attività ordinaria, stiamo approfondendo il regolamento per l'occupazione degli spazi pubblici,
perché questo regolamento è un regolamento che vuole disciplinare l'utilizzo delle aiuole e del verde pubblico. L'amministrazione ha fatto delle scelte importanti negli anni, nel senso di affidare le aree verdi a dei privati, però questi privati le devono mantenere. La città, per quanto riguarda il verde, è in stato vergognoso. Allora stiamo lavorando per far sì, io ti voglio che si affidino le aree verdi ai privati, ma poi ci sia un controllo, perché non è giusto che il privato casomai metta la propria pubblicità e poi dopo non interviene su quell'area. Poi stiamo stavo lavorando anche sul regolamento delle attività consiliari, perché vogliamo cercare di renderlo più elastico, più adeguato ai tempi. Nei giorni scorsi con la Commissione abbiamo fatto un sopralluogo a Sant'Agostino, in particolare nel chiostro, e abbiamo messo in evidenza una situazione che è vergognosa. Guardate, non è tanto e solo la struttura quella lì alla quale siamo abituati a approcciarci, di Sant'Agostino, cioè la parte dove ci sono gli uffici della cultura, la parte, diciamo, il piano superiore, ma la parte di sotto, la galleria, è in uno stato di degrado assoluto e bisogna assolutamente intervenire. Nelle prossime ore poi faremo anche un sopralluogo al Belvedere di San Leucio. Sapete bene la situazione nella quale si trova il Belvedere di San Leucio, e negli ultimi giorni abbiamo letto le critiche dei turisti che sono venuti a Caserta. Alcuni di loro vivevano a Caserta, avevano lavorato a Caserta tanti anni fa e sono rimasti veramente delusi. Quindi noi continueremo a fare questa attività rigorosa di opposizione all'amministrazione Marino, che non sta rispettando tutto quello che era stato detto in campagna elettorale e dalla quale ci aspettavamo molto molto di più. In che cosa ci aspettavamo molto molto di più? In termini di ordinarietà. Io lo dico sempre, Caserta non è una città normale, e al sindaco e all'amministrazione noi abbiamo sempre chiesto la stessa cosa: strade pulite e riparate, pubblica illuminazione, verde pubblico curato e poi chiaramente il controllo del territorio. Questo non è, e nelle prossime settimane continueremo a fare il nostro lavoro sollecitando l'amministrazione, cercando di incalzarla affinché ci sia un'attenzione sulla normalità. Una cosa importante: è stato approvato il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, quindi non ci sono più scuse. Oggi è il 10 giugno, i bilanci sono stati approvati al 31 maggio, al 31 maggio non ci sono più scuse. Ora le risorse ci sono e quindi si può intervenire sulle strisce blu, sulle lampadine, sul verde pubblico, sulle strade. Se non lo si fa, vuol dire che non lo si vuole fare. Grazie e buonasera.